Molto bravo. Identità numero 4. Benvenuto. Sì. Lei si chiama? Mi chiamo Maurizio Chiesa, vengo da Brembio in provincia di Lodi. Maurizio Chiesa, il prossimo ostacolo da superare. Allora, il signore è molto curato. Potrebbe indurmi a dire che fa il consigliere comunale. Tuttavia, io mi butto e dico che il signore vende safari. Anzi, no. Per fortuna che... No, fermo. No, dico, per fortuna, perché sa, se lei avesse colpito col martelletto non avrebbe potuto tornare indietro. Quindi, il signore che sa fare in Africa. Sì. Secondo me quel signore là. Perché il signore non può, secondo me non lavora in pediatria. E quindi se il signore vende safari in Africa, il signore cura le tigri. E confermo. Non lo so, Fabrizio, non lo so. Ho molti dubbi. 40.000 euro in gioco, ma non sono soli, ci sono quelli di prima. E quindi con questa risposta, senza il becco di un indizio, no, ci giochiamo 93.000 euro. Per 93.000 euro. Signor Chiesa, Maurizio Chiesa, da Brembio, in provincia di Lodi. È lei la persona che cura le tigri? Sì, sono io quello che... Brava Elena! Brava, complimenti! Ecco mamma, felice! Brava. Beh, tanto piacere. Piacere mio. Eccolo al lavoro mentre sta per operare una tigre. Mi perdoni, ma scusate, ma questo è importante. È molto importante per lui. Ma lei, no? Prima di operare la tigre, gliela fa l'anestesia? Alla tigre è necessario. Sì. È necessario, direi, eh? Proprio di sì. E come gliela fa? Da vicino o da lontano? Dipende dall'animale. Mediamente la tigre si lancia una siringa con un oggetto apposito. Sì, sì. Se mi è consentito, sì, visto che ci avviciniamo all'estate, volevo un messaggio importante, vi prego, non abbandoniamo gli animali. Okay? Bravo! Bellissimo messaggio. La ringrazio e buon lavoro, dottor Chiesa. Arrivederci.